Ormai lo sappiamo, è ufficialmente cominciato il calciomercato e quindi andiamo a analizzare le notizie di mercato più fresche e più importanti. Come sapete, in ogni contenuto vi riportiamo tre notizie di mercato. Alla fine ce n'è sempre una che ha a che fare con la Juventus, ma bisogna analizzare anche il mercato delle altre squadre, quindi è chiaro che analizzeremo nella sua totalità il mercato di gennaio. Ogni contenuto avrà tre notizie, quindi partiamo da questo appunto contenuto. Come sempre vi ricordo che qui su FCM News Sport sarete costantemente aggiornati in maniera totalmente gratuita, quindi si va al canale andando ad attivare anche la campanella delle notifiche. Se volete più contenuti al giorno, mi raccomando, lasciate like, perché più like arrivano ai contenuti, più servizi giornalieri arriveranno. Andiamo alla prima notizia, perché ci sono due novità interessanti per quanto riguarda le squadre italiane. Partiamo dalla prima, perché il Napoli ha ufficialmente acquistato Mazzocchi. Stiamo parlando di un giocatore ormai ex Salernitana che passa proprio al Napoli serviva un rinforzo per quanto riguarda le fasce, soprattutto per quanto riguarda i terzini. Il Napoli sta vivendo un periodo decisamente complicato per quanto riguarda le fasce, quindi il terzino destro e il terzino sinistro. Ecco Mazzocchi, che tra l'altro può ricoprire entrambi i ruoli, va a colmare una lacuna per la squadra di Mazzarri, un contratto per lui fino al 2027, quindi parliamo di un'operazione che va a completare il reparto difensivo. Il reparto difensivo del Milan, anche quello, ha bisogno di un rinforzo. Il Milan sta cercando dei profili per quanto riguarda il mercato di gennaio. Si era parlato di Dragusin, ma delle cifre molto alte. Intanto il Milan si va a cautelare con il ritorno di Gabbia, e sì, perché il giocatore era in prestito al Villarreal, ma comunicato ufficiale ci dice che il Milan ha risolto anticipatamente l'accordo di cessione temporanea di Matteo Gabbia al Liverpool, al Villarreal, pardon. Servivano dei rinforzi, quindi serviva una pedina per la difesa, ed eccola arrivata. Quindi di fatto Matteo Gabbia ritorna proprio al Milan. Il Milan che però non si ferma qua, perché ha bisogno inevitabilmente di altri rinforzi, quindi è chiaro che da questo punto di vista serve assolutamente qualcosa. Occhio alla situazione anche in casa Juventus, perché vi ho detto tante volte, serve un centrocampista, serve evidentemente a migliorare quelle che sono le prestazioni di un centrocampo che fino ad ora ha fatto non benissimo, però di contro serve anche qualche cessione. In questi giorni sta parlando tanto tantissimo dell'addio di un centrocampista, ne ha parlato anche Allegri, ma prima andiamo a analizzare la notizia, perché continuano i rapporti tra Juve e Monza, ma anche tra Juve e Udinese, per una possibile cessione in prestito di Miretti. Si parla di una cessione in prestito di 6 mesi col Monza, quindi un Monza che andrebbe a prendere Miretti dopo aver l'anno scorso preso Rovella e Ranocchia. Quest'anno potrebbe prendere Miretti in prestito alla Juventus, ma occhio perché c'è anche l'Udinese. L'Udinese addirittura richiede un prestito di 18 milioni. La Juventus vorrebbe semplicemente il prestito. Addirittura l'Udinese sarebbe proposta con un prestito con diritto di riscatto, quindi a una cifra intorno ai 12 milioni per poter eventualmente riscattarlo. Della situazione di Miretti ha parlato anche Max Allegri, ha detto troverà anche lui il suo spazio, troveremo spazio per lui in questo centrocampo, per cui io punto su lui e resterà la Juventus. Per cui ha un po' smentito le voci di mercato, anche se sappiamo benissimo che molto spesso gli allenatori, ma anche i dirigenti, usano queste frasi di circostanza per in qualche modo smorzare un po' l'attenzione verso quelle che sono le vie di mercato di alcune squadre. Per cui le parole di Allegri rimangono, diciamo, un po' fini a se stesse. Quali sono le notizie che vi intrigano di più? Soprattutto se avete delle domande di mercato, lasciatele qui sotto nei commenti. Secondo voi alla fine quindi la Juventus terrà Miretti oppure cercherà di venderlo? Diteci la vostra qui sotto nei commenti.